Novigard presenta Top 10 Hardcore. Bella crew e benvenuti alla Top 10 Hardcore di dicembre. Chiudiamo il 2023 in una maniera super super early, raga, perché è una Top 10 dove sentiremo delle sonorità molto più early hardcore rispetto alle altre top 10. Partiamo velocissimi, lanciatissimi, con la posizione numero 10, DJ Liza e Italian Terrorist con la loro Junkie, rilasciata sotto la Mokum Records. Inutile parlarvi di loro perché sono ormai dei resident in Novitard in generale. Vi ricordo che trovate le loro magliette nello store di Novitard e trovate le magliette anche della Mokum, raga. Trovate tutto di questa traccia. Vai regia, posizione numero 10, DJ Liza Italian Terrorist con Junkie. Questi erano Italian Terrorist e DJ Liza con la loro Junkie, arrivati alla posizione numero 10. Passiamo ora alla posizione numero 9, dove incontriamo degli artisti che abbiamo già incontrato, non mi ricordo se nel 2023 o nel 2022, ma sono degli artisti che ad oggi ancora non ci ho capito un cazzo. Non ho capito da dove arrivano, non ho capito chi sono, ho provato a fare delle ricerche, ma senza risultati. Non so se ho sbagliato io o se ho cercato poco. Sta di fatto che rincontriamo alla posizione numero 9 Antisocial con Here We Go Hardcore Remix, rilasciata sotto la Antisocial Records. E raga, io purtroppo non ho informazioni da darvi, quindi vai regia con la nostra posizione numero 9 occupata dagli Antisocial con Here We Go Hardcore Mix. We'll be right back.
E questa era la nostra posizione numero 9, occupata dagli Antisocial con Here We Go Hardcore Mix. E passiamo ora alla posizione numero 8, dove non si abbandona il genere Early Hardcore. Rincontriamo un artista che nelle nostre top 10 abbiamo incontrato, ma non credo che l'abbiamo incontrato nel 2023. Stiamo parlando di Peckerhead con la sua Dreams, rilasciata sotto la Syndium Records. Ora raga, io di lui non vi devo dire nulla perché lo conosciamo tutti, un artista danese che nell'ultimo periodo si sta facendo largo tra le varie label early hardcore olandesi e non. Sicuramente un artista che ci farà sgabberare in maniera non indifferente, e per questo motivo vai regia, posizione numero 8, Peckerhead con la sua Dreams. Questo era il danese Peckerhead, arrivato alla posizione numero 8 con la sua Dreams. Raga, di lui non vi ho detto niente perché non è che se non l'abbiamo incontrato quest'anno vi siete dimenticati tutto. Già sapevate tutto il necessario. E raga, tenetelo d'occhio perché secondo me spaccherà sempre di più, perché negli anni la sua crescita è stata notevole dal mio punto di vista. Passiamo ora alla posizione numero 7, non mi soffermo, ve la lancio subito, quindi regia preparati all'istante, perché incontriamo di nuovo DJ Liza Italian Terrorist con la loro Bang, rilasciata sotto la loro Hardcore Classic. E raga, fate un giro sui loro profili perché potete trovare anche il vinile di questo EP, perché la traccia fa parte di un EP di 4 tracce, tutte di artisti italiani, quindi raga, tutti su Bandcamp a comprare il vinile e a supportare la scena italiana. Vai regia, posizione numero 7, DJ Liza Italian Terrorist con Bang. The fire burning, fire burning, burning, burning. 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 The fire burning, the fire burning, burning, burning. The fire burning, the bad man burning, burning. The fire burning, the fire burning, burning, burning. How will we burn it up? Fire burning, burning, burning. The fire burning, the fire burning, the fire burning.
man burning, burning. The fire burning, the fire burning, burning, burning. And when we burning jump, we burning down, yeah. The fire burning, the fire burning, burning, burning. The fire burning, the bad man burning, burning. The fire burning, the fire burning, burning, burning. And when we burning jump, we burning down, yeah. The fire burning, the fire burning, burning, burning. The fire burning, the bad man burning, burning. The fire burning, the fire burning, burning, burning. And when we burning jump, we burning down, yeah. E questa era la nostra posizione numero 7, occupata da DJ Liza e Italian Terrorist con la loro Bang. Passiamo ora alla posizione numero 6, dove incontriamo una canzone che dovrà far parte dei vostri Natali. Stiamo parlando di Queen City Hooligan featuring Santa G, che non è nient'altro che il buon Rob G, con la loro Hooligan Christmas, rilasciata sotto la G-Tang Music. Per quanto riguarda Santa G nonché Rob G non vi devo dire assolutamente nulla. Queen City Hooligan è un artista statunitense che, per quanto riguarda l'hardcore, è entrato in questo mondo nel 2023. Si occupa di hard dance in generale lui e da un annetto si è lanciato nel mondo hardcore. Direi che ci è riuscito più che alla grande, considerando anche la spalla da cui è supportata. Vai regia, posizione numero 6, Queen City Hooligan featuring Santa G con la loro Hooligan Christmas. Ho 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 ho! Picture old pal Santa G! Have you all been good hardcore hooligans this year? I hope so, because you wouldn't want a lump of coal in your stocking! Ho ho ho! Christmas.
E questa era la nostra posizione numero 6, occupata da Queen City Hooligan featuring Santa G con la loro Hooligan Christmas. E passiamo ora a metà classifica, dove non si rallenta ma cambiamo sonorità. Una traccia particolare perché unisce due artisti dal mio punto di vista completamente differenti che hanno partorito una roba molto molto piacevole e interessante soprattutto. Stiamo parlando di Chaos Project e Antenora, che sotto la Neophyte Records rilasciano Blowing Up the Speakers. Di questi artisti, raga, io non vi devo dire nulla perché sono italianissimi, li abbiamo incontrati un sacco di volte in più format di Novitard. Trovate la maglietta di Chaos Project scontata, raga, sul sito di Novitard, quindi io fossi in voi ne approfitterei adesso, e tenete d'occhio lo store perché potrebbe arrivare anche qualcosa di Antenora. Già vi ho detto troppo. Della label, la Neophyte Records, non vi devo dire assolutamente nulla, anche perché l'abbiamo incontrata il mese precedente, quindi poi Neophyte Records, già dici il nome, hai detto tutto. Quindi vai regia, posizione numero 5, metà classifica per Chaos Project featuring Antenora con la loro Blowing Up the Speakers. Giving them what they ask for, yeah. Systems blowing up fast on dance floors. Bam, come and raise hell, there ain't nothing in my way. Too much drip, we be stacking in the rain. There's nothing said, yeah, there's nothing else to say. If you keep talking shit, then I'll push something in your face. Questa era la nostra posizione numero 5, occupata da Chaos Project featuring Antenora con la loro Blowing Up the Speakers. Per prepararci al podio, alla posizione numero 4, incontriamo i Rotterdam Terror Corps con la loro God vs Evil, rilasciata sotto la Ridge Music. Vai regia, questo è un tuffo nella Golden Era dal mio punto di vista.
E questi erano i Rotterdam Terror Corps con la loro God vs Evil, arrivata alla posizione numero 4. E finalmente ci siamo, raga, siamo arrivati sul podio, che dal mio punto di vista è molto molto Frenchcore. Sicuramente ci sono più sonorità Frenchcore che hardcore, però poi ormai la musica hard in generale ha preso un po' una piega non strana, ma riusciamo a sentire diversi generi, diversi kick durante una traccia, quindi poi dargli un'etichetta diventa anche un po' difficile. Partiamo con la posizione numero 3, medaglia di bronzo per Promo, Life from the Other Side, Dr. Peacock Remix, rilasciata sotto la Third Movement. Questa traccia fa parte di una serie di tracce rilasciate sotto la Third Movement, dove sono state prese le tracce più famose di Promo e sono state remixate da vari artisti, sia hardstyle che hardcore. Quindi molto interessante la parte hardstyle, quindi riuscire a sentire certi pezzoni storici di Promo in versione hardstyle, secondo me è molto figo, qualcuno mi è anche piaciuto. Non vi sto a dire chi ha fatto i vari remix perché non è il momento, concentriamoci su Dr. Peacock, che ha fatto una traccia che ha più intro che altro, ma raga, è un viaggione come tutte le tracce di Peacock. Vai regia, posizione numero 3, medaglia di bronzo per il remix di Dr. Peacock della traccia Live from the Other Side di Promo. I can't make critical mass, I can't. E questa era la nostra posizione numero 3, occupata da Promo, Life from the Other Side, Dr. Peacock Remix. Passiamo ora alla medaglia d'argento che viene consegnata a Hyperverb e alla sua Sleepless, rilasciata sotto la Love for Hard Records.
artista olandese che abbiamo incontrato insieme a qualche altro artista, da solo non l'avevamo mai incontrato, che è iniziato a farsi vedere 2-3 anni fa, più o meno, e che piano piano si sta facendo largo tra i big della scena hardcore. Traccia con diverse sonorità che non ho ancora capito se mi piace o no, devo riascoltarla ancora, però già questo, se devi riascoltare la traccia un po' di volte, vuol dire che forse non è nelle tue corde, ma vi farò sapere. No, non è vero, io non vi farò sapere un cazzo sicuramente. La Love for Hard Records è un'etichetta che abbiamo già incontrato nelle nostre top 10. Detto tutto questo, vai regia con la nostra medaglia d'argento, posizione numero 2 per Hyperverb e la sua Sleepless. It's been days I haven't slept. I wish you were here instead of dreaming. When you hold me, when you hold me, yeah, yeah. Questa era la nostra posizione numero 2, occupata da Hyperverb e alla sua Sleepless. E finalmente siamo arrivati alla medaglia d'oro, che sono più che contento di consegnare a Restyle e Ista e alla loro Broken Dreams, rilasciata sotto la Rapture Records. Allora, di tutto questo sappiamo fin troppo, una traccia che riprende una lirica che a me piace un sacco e secondo me anche storica, se vogliamo, non vi dico niente, ve la faccio scoprire. Ista, artista che era un po' che mancava dalle nostre top 10, e anche il buon Restyle, anzi forse lui non so neanche se l'abbiamo mai incontrato, se devo essere onesto e sincero. Non mi ricordo, raga. Ista invece ha fatto il botto. Vai regia con la nostra posizione numero 1, Restyle e Ista con la loro Broken Dreams. City sleeps and I'll be the only one, and I
E questo pezzone era di Restyle e Ista, intitolato Broken Dreams. Che bella, raga. Non poteva concludersi nel migliore dei modi questa top 10. Come al solito vi ringrazio per aver votato. Non dimenticate di supportare Tracce e Artisti. Le trovate tutte nella playlist ufficiale della top 10 hardcore di Novitard su Spotify. Ho fatto un po' tutto un giro, ma ci siamo capiti. Ovviamente, raga, verrà aggiornata adesso, perché poi incomincia il nuovo anno e verranno tolte quelle del 2023 e inserite quelle del 2024. Quindi fate velocissimi. Non dimenticate di visitare lo store di Novitard, dove trovate un sacco di artisti hardcore, perché abbiamo più artisti hardcore che hardstyle, ma stiamo provvedendo a pareggiare i conti. Ovviamente supportate Novitard e attivate tutte le campanelle del caso. E asciugone finito, perché mi sono asciugato da solo. Bella crew, ci vediamo alla top 10 di gennaio. Novitard, il corriere dell'hard music.